ho pensato che ci si potesse creare qualcosa intorno, giocando sull'ambiguità della parola, che vuol dire che sia il presente indicativo di emanare, sia un'espressione, una locuzione verbale che unisce e più mano. Che cosa vuole significare mano? Mano significa che l'artista nel momento della creazione è come se fosse ispirato dal divino. Quindi l'artista agisce su base, come mandante di Dio, fondamentalmente. Un Dio che nel caso di Plotino non è prettamente Dio, ma è l'uno, ma senza stare a fare troppa nozionistica, è una sovrabbondanza d'essere, quindi informa l'uomo di se stesso e l'uomo mette in pratica. Come mette in pratica? Con la mano come simbolo del corpo, perché comunque l'artista quello che fa, sì, è vero, ci sono molti modi, però nel nostro caso, ad esempio la pittura, noi la intendiamo, perlomeno in condizioni normali, sviluppata attraverso le mani. Ma la mano è a livello simbolico quello che vuole essere appunto l'espressività del corpo. L'espressione del È corpo, l'espressione del l'espressione della corpo, mente. assolutamente, è l'espressione del corpo. E quindi ho pensato a questo e rispetto a questa riflessione, cioè diciamo chiamiamola illuminazione, quindi è anche nel modo in cui ho pensato il titolo che si riflette quello che voglio dire, perché io non ho costruito il titolo mi è in un certo senso venuto in mente in maniera assolutamente anarchica, senza costruzioni, precostruzioni, sovrastrutture, una rivelazione, È venuta esatto. l'importanza. Sì. E rispetto a questo ho iniziato a scrivere qualcosa in merito al senso delle cose, e allora mi sono chiesto. Di solito quando noi parliamo del senso delle cose, no? Non capisco che senso abbia. Sì, è vero, è una questione fondamentale capire che senso abbia una cosa, ma prima di capire il senso della cosa, il senso di noi stessi, qual è la nostra interiorità, qual è la ragione, la ragionevolezza della nostra interiorità, bisogna capire quella che è la genesi del tutto. Quindi come nasce il senso? Allora, contro la mentalità comune che vuole normalmente costruire il senso e poi costruire tutta una sovrastruttura sul senso, io mi sono chiesto, ma è possibile che ci sia un senso nelle cose pur non costruendolo? Allora, Chiara un giorno mi ha detto, rispetto a quel quadro, mi chiede perché non ho fatto la testa? Io ho detto, tu me lo chiedi a me, dimmelo tu, l'hai fatto tu. Ma ha detto, io non lo so, cioè non era costruito, non era preparato, è avvenuto. Questo è la dimostrazione chiara, del fatto che le cose avvengono e hanno, oltre una propria ragione d'essere che le mette lì, le fa stare lì come cose in sé, offrono un'occasione di essere scoperte. Quindi l'idea per questa ipotetica mostra non sarebbe altro quella del togliere la libera casualità delle cose scoprendo una causa dietro al tutto. Perché scoprendo una causa dietro al tutto capiamo il motivo per cui siamo qui oggi, capiamo il motivo per cui saremo in un altro posto domani e diamo una ragione di tutto quello che è accaduto per essere qui oggi in questo modo. Cioè siamo, diceva Leibniz quando faceva le sue riflessioni, diceva se Cesare non avesse varcato il Rubicone, oggi non saremmo qui così. E allora uno dice, ma Cesare, noi, quali sono le connessioni? Le connessioni sono che fondamentalmente esiste una connessione di base che ci unisce tutti quanti e che mette un germe di verità
dentro a tutte le cose. Il senso quindi non è una conclusione, ma potrebbe essere un punto d'arrivo come punto di partenza, è che il senso è un'occasione per noi di scoprire qualcosa di nuovo. Quindi non è né uno scoprire qualcosa che è già dato, né un arbitrario inventare qualcosa che potrebbe essere, ma è un'unione delle due cose. È un lavorarci su. È un lavorarci su e unire due cose, metterle insieme, perché tanto sappiamo da che mondo è mondo, che la forma che in medio sta veritas, che nella via di mezzo è la via più difficile, che non è mediocrità, ma non è nemmeno la via del compromesso, è la via del punto d'incontro tra gli eccessi. E quindi è lì che io vorrei che noi lavorassimo, alla ricerca di un senso che è in potenza e che noi dobbiamo realizzare. Tutto qua. Quello che ha detto lo si vede esposto, in sostanza la mano, il lavoro, lo svolgimento. E l'idea che viene messa in l'artista di oggi, l'artista, quello che ama veramente fare, non andare a cercare altre cose, ma soffermarsi su quello che l'input gli dà e lui riceve e che lo entusiasma, che gli dà il senso di ma qui io ci posso creare qualcosa, perché questo mi dà il senso di quello che io sto cercando, posso cominciare da qui e da quello sviluppare. Poi se effettivamente ci può essere qualcosa, lo si porta avanti, altrimenti si prende un'altra strada. Però è bene andare in profondità, come dicevi tu, partire proprio da quel non senso. Perché il non senso? Che non è un nonsenso. Non è un nonsenso. Al primo acchito ti sembra un nonsenso, e invece poi lo si trova il senso. Ma non solo da quel senso, è quel nonsenso che ti porta in strada che magari tu nemmeno te l'aspettavi, non lo sapevi, e riesci, sempre con la forza dell'idea, a congiungere le varie cose che si congiungono. Diciamo si incastonano con quella non senso che aveva partecipato. Io penso che sia giusto partire da questo sistema, perché in questo modo si portano avanti idee nuove, cose nuove, e da lì dov'è che nascono le scoperte, non dalle cose già pronte. Poi volevo, quando prima Danilo parlava, mi era venuta in mente la domanda che mi pongo sempre. Cioè, se sia l'uomo a fare l'epoca o l'epoca a fare l'uomo. Cioè, noi fondamentalmente nasciamo e c'è già tutto dato, tutto è pronto. No, non faccio discorsi in termini economici, oggi si sta bene, oggi si stava peggio, oppure si stava meglio quando era peggio. Assolutamente no, proprio dico, ogni epoca è pronta, tu ti metti nell'epoca, certo, c'ha un'identità propria, c'ha un'identità, quindi ha voglia che stai a dire io faccio, che si crea anche nel momento, io faccio così, nel tempo che si vive si instaura, si crea, sì. Dice io faccio l'anticonformista, chiudo gli occhi, sì, chiudi gli occhi e vai a sbattere. Io penso che il genio, come risposta a questa domanda che mi faccio, io penso che il genio, rispetto a tutti gli altri uomini, ma non perché gli altri siano di meno, no, noi siamo chiamati a vari compiti stando qui, qui dentro la terra, in vita, siamo chiamati a vari compiti, varie vocazioni, tutta una questione di vocazioni, e non nessuna è da scrivere rispetto a un'altra, no. Il genio è colui che fa l'epoca, è colui che dall'interno cambia l'epoca, che la rimodella, la ripensa. Non è quello che sta sulla punta della montagna perché ha capito tutto, non è quello che si inibisce perché pensa di non aver capito niente, perché sempre non volendo fare nozionistica, però studiando filosofia,
uno perché mi piace, due perché è il mio linguaggio, io ripenso sempre, 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 sempre al mito della caverna di Platone. Allora, prima sei incatenato e guardi solo quello, poi scopri che quello che vedi è tutta finzione, mano a mano che vai avanti scopri sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a che arrivi a guardare il sole, che prima lo vedevi nella pozzanghera, vedevi la luce riflessa, dopo a un certo punto alzi gli occhi e vedi il sole. Ovviamente il sole è metaforico, però Platone non ci dice di rimanere lì a vedere, a guardare il sole, oh sì, quando sono bravo, sono s'accende, ne so più di te. No, bisogna tornare dentro, non per presunzione, no, però bisogna tornare dentro e spiegare a chi c'è, chi è rimasto ancora lì, che là fuori c'è tanto di più. Quindi questo che cosa c'entra? C'entra una misura in cui l'uomo fa l'epoca, il genio fa l'epoca, l'artista non si deve limitare, uno, a farsi schiacciare, due, a rimanere nel suo mondo. Deve, come si dice nel gergo comune, mettere due piedi su due staffe, su due staffe. Cioè, un vecchio. È l'artista, ma come tutte le persone che hanno fatto dei cambiamenti, sono gli esploratori. Sì. Cioè, ma lo fanno anche gli animali, perché un animale manda un animale esploratore a vedere che situazione c'è, poi questo quando torna dà informazioni, fanno le formiche, fanno i topi, lo fanno tutti gli animali. Questo che cosa sta a significare? Che noi siamo un unico organismo, che quindi quando c'è qualcuno che va, quello comunque è l'espressione di tutta una società che cerca di esplorare e che vuole cambiare. Quando questi tornano c'è una discussione, che cosa hai visto, cosa non hai visto, ti possiamo credere quello che tu hai visto. È chiaro, quello può raccontare anche delle cose che non sono reali, quindi credibili, quindi ecco che la società può anche bloccare l'esploratore, diciamo, quello che ha fatto la deduzione l'esploratore, ma l'esploratore è anche, deve avere quel coraggio di affermare con forza tutto ciò, quello che ha veduto, e anche se passa nel visionario, e l'artista è questo, ma cioè questo la società già deve avere gli esploratori. Una volta, cioè, non a caso in determinate epoche, poi hanno, c'è stato quella, basta pensare ai vichinghi, questa esplosione nuova del mondo attraverso proprio di loro, e basta pensare al 500 con tutta la circonnavigazione, prima l'America, poi dell'Europa, eccetera. Quello, il mondo era pronto ad accogliere questo tipo di nuovo messaggio, prima non era pronto, perché anche se qualcuno aveva scoperto altre terre, noi non lo sappiamo, magari l'aveva fatto, sì, sì, però magari tornava indietro e non veniva compreso, e quindi non era pronto il mondo per accoglierlo. Se parliamo, se tu hai visto la filosofia, Hegel, la vita di Gesù, il quale dice proprio questo, quando dice che Gesù era un visionario che non poteva essere capito al suo tempo, e quindi è come se è stato messo sulla croce, cioè ancora oggi non si riesce a capire e comprendere la forza del suo messaggio, perché era un esploratore, era qualcosa che è di inedito, di nuovo, totalmente diverso, che lui esprimeva. Anche noi pensiamo il movimento che ha fatto l'uomo. L'uomo parte dall'Africa, almeno quello che ci dicono, dove è che si è e ha girato tutta la terra, ha esteso l'uomo. Già quello è un movimento importante.